A meno che non l'abbia detto a qualcun altro, ma a me sicuramente il mister non ha detto che si dimetteva, anche perché, ve lo dico, perché tanto non ho sicuramente peli sulla lingua, lo sapete, se si fosse dimesso non l'avrei sicuramente fatto restare, perché per me ci vuole gente convinta, non gente che devo convincere. E Campagnaro, se si mette a posto fisicamente, sicuramente diventa la prima ruota del carro, non l'ultima. È evidente che se Campagnaro non sta bene non può diventare la prima ruota del carro, perché purtroppo è vero che Campagnaro è un giocatore importante, è vero che Campagnaro può essere un leader, però voi sapete tutti quanti che poi bisogna stare in campo. Sicuramente magari qualche partita avrebbe potuto farla nel periodo in cui stava benino, però bene non c'è stato mai, quindi purtroppo non è responsabilità di nessuno. Noi sapevamo che Campagnaro poteva darci quello che poteva darci Campagnaro, e la conferma di Campagnaro è stata una conferma di consapevolezza da parte di tutti, me per primo, che è un giocatore importante, che a noi ha dato tanto, può diventare veramente qualcosa in più, però deve stare bene. Io sono andato più che per Mitrizza, sono andato per chiudere degli accordi che avevamo già messo in piedi con alcune accademie che sono lì, che sono molto attrezzate, che hanno tanti giovani bravi, e perché comunque oltre a guardare il quotidiano bisogna anche guardare il futuro, e quindi a febbraio arriverà una delegazione di questi ragazzi che verranno qui a fare una settimana con noi, e si lavora come al solito per guardare anche al futuro. E c'erano già stati tecnici, e io sono andato solo per chiudere gli accordi, perché di questo poi mi occupo personalmente.